Migliaia di persone hanno preso parte ai funerali di Francisco Martinez Romero, un artista di strada ucciso da un carabiniero a Panguipulli, una città nel sud del Cile. Secondo una ricostruzione confermata anche da un video, il giovane si sarebbe rifiutato di collaborare ad una perquisizione compiuta da due uomini in divisa, venendo ucciso dall'arma di uno di loro. I testimoni dell'uccisione hanno scatenato immediatamente delle proteste contro i due carabineros. In pochi minuti sono state erette barricate, sono stati attaccati e dati alle fiamme alcuni edifici pubblici, prima dell'intervento delle forze antisommossa che hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni e ai cannoni ad acqua. Secondo un responsabile locale, Boris Alegria, il carabiniero avrebbe sparato per difendere la sua vita e per legittima difesa, ma le immagini del video lo smentiscono. L'episodio ha rilanciato in tutto il paese le proteste contro la violenza della polizia cilena e la richiesta di una riforma immediata del settore.